La cosa carina è che dovete sapere che in questi giorni, tramite IKEA, Amazon, insomma chi se ne frega, diciamo pure i nomi, beh, ci siamo riempiti di nuove luci, nuove lampadine. Ricordatevi sempre di un particolare, se vi può essere utile. Cercate di avere un buon livello di luce in casa. La luce è importantissima, la luce è lui c'è, lui è qui, lui è a casa, il padre è nel nido, ma anche lei. E questa cosa è preziosissima. Più tu hai la luce accesa, che non vuol dire come me lasciare accese anche di notte certe luci, quindi 24 su 24 da circa un anno, l'ultima, a parte una volta che è saltata la corrente, però, ebbene, vuol dire accogliere i padri che se ne andarono per morte, per tante cose, significa attirare quello che tu vuoi dalla vita. Si sa, magari ci sono dei tempi un po' più lunghi di quello che tu sognavi. A un certo punto uno dice, ma chi se ne frega? Va bene, poteva essere peggio. Saper gioire è la cosa più bella della vita. E poi mi piace guardare queste lampadine, le vedi? Questa è una, ma ce ne sono non so quante. Alogene, non alogene, aumentate la luce a casa vostra. Magari ritorniamo a parlare di questo argomento, ne parlai. Per chi se lo ricorda, anni fa, cioè un anno fa forse, o 2 anni fa, la luce è vita, fate entrare luce. È vero, denota desiderio di padre. Ok, appaghiamo i nostri desideri, perché no? Un abbraccione grande, desideroso di tanta luce. Ciao e soprattutto, mi raccomando, illuminate il piatto su cui mangiate, perché un piatto illuminato vuol dire portare a casa una perfetta nutrizione a livello psicologico, a livello energetico, un piatto con la tua ombra, un piatto al buio è un piatto triste e quella tristezza la metti dentro allo tuo stomaco. Che destino vuole che distribuisce poi le cose nei vari organi di tutto il corpo e poi diventiamo quello che mangiamo, diventiamo quello che mangiamo, cioè ombra. Noi vogliamo la luce. Un abbraccione grande, grande, grande. Sapreste che ora è? Ciao, ciao.